Il direttore sportivo della Fiorentina e responsabile del settore giovanile Pantaleo Corvino ha incontrato la Primavera Viola che domani sera sarà protagonista della finale di Coppa Italia prima dell'allenamento svolto dalla squadra a partire dalle 21 all'interno del Franchi alla vigilia della gara. Partiamo dal fatto che domani al Franchi sarà di scena la Roma Primavera contro la Fiorentina Primavera e domenica si rigioca praticamente tra le due prime squadre di Fiorentina e Roma. Sì, è una bella settimana, no? Che porta i nostri tifosi vicino sia a questi ragazzi che della Primavera che tanto stanno facendo bene e anche davanti ai ragazzi della prima squadra, per cui iniziando dalla partita di domani sera è una partita ricca di tanti spunti, no? Su un gruppo che, di ragazzi che insieme a quello che stanno facendo in campionato, insieme a quello che stanno facendo, che hanno fatto al Viareggio, insieme a quello che stanno facendo in Coppa Italia, li sta vedendo veramente da protagonisti, perché mentre l'Inter è protagonista in campionato e al Viareggio, mentre la Roma è protagonista in Coppa Italia e in campionato, la Fiorentina è protagonista sia in campionato che in Coppa Italia che al Viareggio, quindi uno sforzo da parte di questi ragazzi, da parte di tutto lo staff, con la speranza veramente che domani sera e con la gara di ritorno possano raccogliere anche il massimo dei frutti. E mentre la Primavera si allena alle sue spalle alla vigilia della partita, diciamo che domani su questi spalti saranno presenti anche tante autorità federali. Ma io ai ragazzi gliel'ho detto prima che iniziassero l'ultima seduta di allenamento, questa sera gliel'ho detto, è un piacere che loro abbiano portato oltre i tifosi tante autorità federali, questo perché? Perché questo settore giovanile, indipendentemente dalla Primavera, sta facendo veramente delle cose importanti anche per quanto riguarda le altre categorie, perché se vengono tanti tecnici delle nazionali e tante autorità è perché noi su 80 convocabili in nazionale di tutte le categorie in base ad una situazione anagrafica è 28 ragazzi sono nazionali in tutte le categorie, quindi una percentuale del 30% su tutti i nostri tesserati sono nazionali. Secondo è solo l'Inter con il 20% dei ragazzi convocabili in nazionali, per cui veramente è una bella soddisfazione per tutto il settore giovanile. Tra l'altro, se andiamo a guardare indietro nel palmarès personale, ci sono stati ben 14.000 spettatori a Lecce per una finale tra Lecce e Juventus, e domani sera sono attese tantissime persone, forse si può anche superare. Sì, te lo dici tanto tempo fa, no? A Viareggio, tanti giorni fa, insomma non tanti, perché vedere tanti tifosi nostri a Viareggio, ti dissi che a livello giovanile è qualcosa veramente di bello vedere tanti tifosi avvicinarsi ai ragazzi del settore giovanile, e ti raccontai di una partita, di una finale vinta da Lecce contro la Juventus per 1-0, e in quella squadra c'era Giovinco, c'erano tanti giocatori importanti di quella Juventus, ci furono 14.000 spettatori, un bel record che io domani sera spero magari di vedere, è rimasto un record di una partita a livello giovanile, magari domani sera visto quell'afflusso che c'è stato per acquistare il biglietto da parte dei nostri tifosi si possa superare. Possiamo dire che questa Fiorentina è fatta in casa? Sì, in effetti, oltre quello che di straordinario stiamo facendo come risultati, il fatto di farlo con un gruppo di ragazzi dove tanti sono toscani, e tra questi mi piace ricordare Biondi, Rosaia, Grifoni, Romiti, Fatticcioni, Camporese, Taddei, Piccini, insomma tanti ragazzi che credo che stanno cercando di dimostrare che noi crediamo soprattutto nelle risorse fatte in casa, e questa è una bella soddisfazione per tutti. Parliamo di Fiorentina-Roma, è anche vero che domenica proprio sul Prato del Franchi si affronteranno le due prime squadre in questo caso. Sì, in effetti avremo Roma, poi avremo Milan, avremo Juventus, avremo l'Udinese in casa,
e credo che per poi finire col Bologna. E credo che troverà le ultime forze, le ultime energie per cercare di dare il meglio, soprattutto davanti a un pubblico che, come ho detto prima, mi auguro ritrovato, per cercare tutti insieme di fare un bel finale.